peggio di quello che mi aspettavo. Io credo che questa squadra abbia necessità immediata e urgente di ripartire da zero sotto tutti i punti di vista. Primo tempo troppo brutto per essere vero, la squadra troppo contratta, troppo ansiosa e che quindi necessita assolutamente di un lavoro base, partendo veramente da zero, partendo da un secondo tempo emotivamente diverso e con qualche valore che è venuto fuori e con un po' anche di fortuna che non guasta mai, che ci ha permesso comunque di non perdere una partita che sembrava ormai compromessa. Però i problemi sono oltre quelli che mi aspettavo e c'è da lavorare tantissimo, tantissimo. La materia da plasmare c'è, il lavoro da fare c'è, e qualcosa sono convinto di poterla tirare fuori. Nel lavoro che abbiamo fatto in settimana i riscontri dovevano essere molto più immediati, molto più vivaci, e invece c'è stata sotto quell'aspetto lì un'ulteriore involuzione, quindi significa che la squadra non è pronta a recepire determinate cose, non è pronta a fare un certo tipo di lavoro e di conseguenza dobbiamo avere l'intelligenza di capire che abbiamo queste difficoltà, siamo ultimi e che credo che il primo lavoro, il primo pensiero che dobbiamo avere è quello di risollevarci in una classifica che forse, vista la squadra, dice la verità. E io credo che insomma la gatta da pelare è bella tosta, nel senso che di lavoro ce n'è. I limiti si sopperiscono attraverso il lavoro, è l'unica cosa che posso garantire. Ma è anche vero che il lavoro deve essere basato sulla realtà dei fatti. La realtà ci dice che dobbiamo veramente ripartire da zero. Non ci aspettiamo un Lecco che cambi volto da una domenica all'altra, aspettiamoci un Lecco che ha bisogno di costruire, di ricostruirsi un campionato. E credo che sia giusto dirlo. Guardare solo la classifica ti fa capire che abbiamo bisogno proprio di costruirci adesso questo campionato partendo da zero. Avendo un momento difficile, non c'è niente da dire, quello che abbiamo fatto penso che sia frutto di questo. Forse il momento che stiamo vivendo difficile lo sappiamo noi, lo stiamo vivendo con l'ambiente, però dentro di noi
stiamo veramente soffrendo per questo. Purtroppo siamo partiti male, però con il cuore e basta, solo con il cuore abbiamo in qualche modo raddrizzata. Sono d'accordo che sì, penso che da martedì siamo ripartiti da zero, anche perché due punti ultimi in classifica penso che sia lo zero, quindi dobbiamo lavorare, basta, e crederci veramente e cambiare un po' lo stato d'animo, che in questo momento è un po' difficile. Mi sento un giocatore come tutti gli altri, devo dare il mio contributo come tutti gli altri. Un giorno uno può avere una condizione migliore psicofisica, la partita dopo ce l'avrà un altro, quindi a turno saremo tutti che potremo dare qualcosa in più in una partita. Non mi sento di aver fatto una grande partita comunque, se non dal punto di vista della voglia. Niente, dovremmo cercare di essere in 11, in 18, anzi in 23, quanti siamo, tutti psicofisicamente pronti e per dare tutto il massimo, questo è importante, non uno solo, due o tre. Un rigore un po', secondo me, generoso, a differenza di quanto ha detto l'allenatore del Poggi Bonsi. Secondo me questo è nuovo, non ha assolutamente toccato l'uomo e l'avversario si è un po' lanciato cercando appunto il rigore, così è stato, e poi fortuna ha voluto che appunto siamo riusciti a pararlo e poi siamo riusciti a ribaltare la partita, insomma. Dobbiamo cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anche in queste circostanze. Secondo me appunto la grinta messa nel secondo tempo, la voglia di ottenere un risultato è un punto da cui ripartire, per cui riprogettare un'annata che è partita in modo difficoltoso, ma che con l'unione di intenti di tutti, secondo me, potremo risalire la china sicuramente. Dobbiamo lavorare, adesso è arrivato il nuovo mister, stiamo cercando di, per quanto riguarda la fase difensiva, di riprogettarla di allenamento in allenamento, per migliorare tutti quanti, per darci appunto più copertura dietro, a partire dalla pressione degli attaccanti e tutta la squadra. Per cui ci vuole solo tempo per appunto far sì che riusciamo anche a mettere in pratica quello che vuole l'allenatore. E noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, la massima disponibilità in un momento molto difficile, soprattutto appunto come dice anche Filippo, dal punto di vista dello stato d'animo, perché non è facile comunque riuscire, soprattutto anche oggi, dopo sotto di due gol, riuscire a raddrizzare una gara. Per quanto riguarda la classifica, penso ben poco, perché comunque ci troviamo ultimi e non siamo ancora riusciti a vincere una partita, che sicuramente è quella che ti fa salire velocemente la china. Per quanto riguarda il morale, penso che valga moltissimo come rigore parato da Riccardo, perché in un momento di difficoltà come quello che ci siamo trovati noi nel primo tempo, ci ha ritrovati nei spogliatoi, si vedeva che c'era un'aria abbastanza difficile, perché perdere 2-0 in casa dopo la brutta sconfitta di Cuneo era difficile recuperare. Invece siamo guardati in faccia, siamo scesi in campo secondo tempo, a mio giudizio, magari non giocando un bel calcio, ma mettendo sicuramente in campo grinta e voglia di recuperare. Sicuramente siamo stati fortunati, ma dobbiamo ripartire da questo e cercare di lavorare ancora di più per ottenere qualche punto, qualche vittoria che ci permetta di rimanere un po' più tranquilli. Io mi sento come diceva Filippo, un giocatore, posso giocare, posso non giocare, come era successo con il mister precedente, e cerco sempre di dare il mio contributo. Poi se sicuramente il mister Pellegrino mi ha dato subito fiducia e ho cerco di ripagarla tutti i giorni in allenamento, perché penso di allenarmi sempre al massimo per poter giocare domenica. Poi potrò giocare o non giocare, questo dipenderà da lui. Ma sono contento per il gol, perché comunque era un po' che non segnavo e ha portato comunque un punto alla squadra, e nonostante le difficoltà, e basta, poi il resto fate voi. Cioè, insomma, io leggo poche volte i giornali, perché quando li leggo purtroppo mi nervosisco troppo, quindi non li leggo e faccio fare a voi, gli allenatori, che siete bravi anche voi sicuramente a farlo, anzi sicuramente fate molto più voi gli allenatori che i mister che abbiamo. Quindi decidete voi se devo essere io, se deve essere Gatti o se deve essere Fabbro, per dire tre nomi a caso, il leader o comunque il regista di questa squadra.
Bene. Pareggiata noi, secondo me. Pareggiata noi perché in quel momento con vantaggio sia di gol che numerico in campo, e con la qualità dei contropiedisti che erano in campo nel finale, bastava avere un briciolo più di tranquillità, di serenità, e gli spazi erano talmente enormi che avremmo potuto chiuderla. E così non è stato. E gli episodi, la qualità del giocatore dell'Ecco che ha calciato la punizione ha fatto sì che questa, che era una vittoria credo strameritata, sia diventata un pareggio. Nel primo tempo abbiamo fatto un primo tempo sia sul piano del gioco, sul piano dell'aggressività, quasi perfetto. E sì, ho avuto questa occasione subito e mi è parso anche di aver calciato abbastanza bene, forse l'ho aperta un po' troppo con l'interno e quindi è uscita sul palo lungo. Il secondo tempo, secondo me, il pareggio d'oro è derivato un po' da colpe nostre, più che dalla grande reazione, in quanto siamo entrati forse con la sicurezza di una squadra in difficoltà come la loro, che ormai non avevano più niente da dare, noi siamo stati un po' troppo rilassati e quindi ci siamo abbassati, abbiamo fatto molti errori, abbiamo smesso di giocare, non eravamo più aggressivi. E nel calcio, se perdi concentrazione a qualsiasi livello, poi subisci.